Buongiorno a tutti, un caro saluto da Paolo Savoldelli. Ci troviamo a Desenzano del Garda, un posto stupendo, un sole, un clima perfetto per andare in bicicletta. Oggi vi presenterò il Colnago Cycling Festival, 3 giorni di grande sport, 5, 6 e 7 di aprile. La domenica, la giornata clou, dove si svolgerà la Gran Fondo, percorso medio, percorso lungo e la gara Legend. Tante novità per questo 2019, soprattutto sul percorso lungo, percorso inedito con 4 salite, 145 km, un percorso adatto a tutti, alle famiglie, ai pedalatori tranquilli e ai grandi appassionati di ciclismo super allenati. Scopriremo adesso insieme questo nuovo percorso. Ci siamo, 27 km percorsi, abbiamo superato la Val Tenesi, Salò e qui siamo ad un punto cruciale, il bivio tra il percorso lungo e il percorso medio. Per chi vuol fare la salita di San Michele e il percorso medio bisogna svoltare a sinistra, è un punto sempre delicato. Mi raccomando, preparatevi già qualche centinaio di metri prima sul lato sinistro per scegliere il percorso giusto e non creare dei problemi. Ovviamente io oggi continuerò per il percorso lungo per scoprire l'inedito della giornata. Tratto di trasferimento molto veloce, sul lato destro il lago di Garda, bellissimo, il gruppo rimarrà compatto fino alla prossima salita di Navazzo. Da lì in poi cambia tutto per quanto riguarda il percorso lungo. Abbiamo superato la prima salita che da Garniano ci portava alla frazione di Navazzo, 7 km, 5% di pendenza media, una salita non dura, perfetta per rompere il fiato. Superata poi la diga di Valvestino, stiamo fiancheggiando il bacino pieno di acqua, un posto stupendo, strada tortuosa che sale e scende, conterà molto rimanere sulla ruota. Siamo al chilometro 55, tra 3 km imboccheremo la salita più dura della giornata. Inizia abbastanza dolcemente, arriva poi questo tratto più difficile con pendenza del 12-13%, ma è comunque una salita adatta a tutti. Bisogna però sapersi gestire bene. Ormai dovremmo essere quasi alla fine. Stiamo per entrare nel paesino dove verrà posto il Gran Premio della Montagna. La strada continuerà a salire un po' fino al ristoro, dove per chi fa la gara con una concezione turistica consiglio proprio di fare una sosta, perché da sempre i ristori del Colnago Cycling Festival sono famosi per essere veramente super. Siamo arrivati sul lago di Idro, 85 km di gara, una bella discesa, molto veloce, strada perfetta ci ha portato qui. Il più è fatto, il percorso più difficile l'abbiamo superato, ma mancano ancora 60 km per arrivare a Desenzano con 2 salite, di cui le coste che misura ben 11 km. Quindi rimaniamo concentrati.
Abbiamo appena superato lo strappo di Preseglie, 2 chilometri, pedalabile, non difficile, strada che scende e ci porterà al bivio dove si incroceranno il percorso medio e il percorso lungo, per poi andare a fare la salita delle coste, 11 chilometri, e da lì in poi il percorso affrontato dal medio e dal lungo sarà lo stesso fino a Desenzano. Ormai siamo alla fine della salita delle coste, un classico della Gran Fondo Colnago, pedalabile, non dura, si può utilizzare addirittura il 53. Troveremo poi una discesa molto tecnica dove bisogna tenere gli occhi aperti. Dal Gran Premio della Montagna a Desenzano mancheranno 38 km, quasi completamente privi di difficoltà, tranne uno strappo di 1 chilometro circa. Terminata la Valle Tennessee, finita la discesa, siamo arrivati al bordo lago, 2-3 km per arrivare a Desenzano. Uno scenario stupendo per tutti i 145 km oggi, ma sicuramente la bellezza del lago ti lascia ancora senza parole. Bene, siamo arrivati qui a Desenzano, il percorso mi soddisfa, i cambiamenti dell'organizzazione sono stati ottimi. Panorami bellissimi, manifestazione che ha come obiettivo sempre quello di far sì che tutti possano fare la gara, i più allenati anche i meno allenati. Vi ricordo che il 5, il 6 e il 7 di aprile vi aspettiamo, che gli organizzatori hanno messo a punto un sacco di manifestazioni collaterali nei giorni precedenti, è il caso di venire con la famiglia e con i bambini a godersi questo bellissimo posto. Un caro saluto da Paolo Savoldelli e vi aspetto il 5, il 6 e il 7 di aprile qui a Desenzano.